Nel cinquecentesco castello dell'Aquila si è aperta in questi giorni una rassegna internazionale di pittura, scultura e architettura. Il sottosegretario al tesoro, onorevole Natali, ha dato il via, dopo i discorsi del sindaco e del prefetto, ricordando come e perché questa iniziativa sia nata e quali ne siano i criteri. La mostra raccoglie 430 opere di autori di 12 nazioni, a fianco di quelle che potremmo chiamare le personali o gli omaggi a tre grandi firme, Cagli, Fontana e Quaroni. Non si tratta comunque di una mostra di tendenze, ma piuttosto di un'iniziativa storico-informativa, ordinata cioè in modo da offrire un panorama delle esperienze europee ed americane in questo campo. Perciò, vicino a nomi di capiscuola, anche quelli di artisti presentati per la prima volta in Italia. A questo punto bisogna sottolineare come tutta la regione segua i potenti fiorire di iniziative culturali. Basta ricordare la mostra 10 artisti abruzzesi e la 17ª edizione del Michetti, quasi per rompere il monopolio delle grandi città su questo piano. E ciò se non altro dimostra che gli abruzzesi hanno una scarsa fiducia nei festival canori o nella distribuzione di noci, grolle o nastri che siano per tirar su il turismo. Tra i visitatori della mostra, il nostro obiettivo ha scoperto un volto noto, quello di Luigi De Laurentiis, un nome che molto spesso ricorre nella cronaca degli avvenimenti culturali del nostro paese. La formula scelta per l'esposizione dell'Aquila ha incontrato subito un vivo successo.